Scarta la carta, scarta la carta, mille accendini, facci sognare. Ciao Midici, arrivata con DHL, andiamo a vedere il pacchettino che conteneva così bello imbottito. Conteneva che cosa? Eccolo qua, un paio di occhiali, un paio di occhiali arrivati dall'Oriente. Adesso vi metto anche firmo.com, vediamo la bustina. Ok, vi metterò il link degli occhiali direttamente in descrizione, che provengono da una ditta che mi ha contattato, mi ha detto: vuoi fare la recensione di un nostro prodotto? E ho detto sì, va bene. Inizialmente avevo scelto un prodotto, le lenti da vista, però mi hanno detto: dice, i dati che ci hai dato tu sono insufficienti, c'è proprio un codice da inserire per la gradazione delle lenti da vista. Allora ho detto vabbè, non fa niente, mandatemelo uno da sole, tanto mi metto la lente a contatto, che almeno sono ancora più universali. Eccolo qua, ho preso un occhialetto abbastanza strambo, vi piace ragazzi? Carino, eh? Questo è un bello occhialetto da sole strano, però ce l'hanno veramente tutti i tipi. Vi metto il link in descrizione perché è una ditta orientale che praticamente vi può mandare dei lenti da occhiali da sole di un livello, vediamo un po'. Vabbè, immaginavo, insomma, un livello non è un livello basso, sono fatti bene, sono fatti, dai. Dai che sono fatti bene, però soprattutto ve li può mandare anche con le gradazioni da vista, purché gli date la cosa e quindi con 30-40 euro voi avreste un occhiale trendy, consegnato a casa entro una settimana, perché la spedizione, essendo con DHL, ci ha messo una settimana. Va bene, questo è carino, lo userò, grazie, grazie del regalo. Va bene, vi faccio vedere le altre cose che mi sono arrivate, il link di questo ve lo metto in descrizione. Allora, altra cosa che mi è arrivata, questa invece, nonostante me l'hanno regalato una marea veramente delle batterie, questa qua l'ho fatta arrivare da Amazon, vedete la bustina, quella classica Amazon che dice che ci stanno le batterie all'interno. Attenzione, c'è una batteria dentro. L'ho fatta arrivare da Amazon perché c'è una caratteristica che, nonostante a me me l'hanno mandata tanti in regalo, ma questa qua mi piaceva comunque avercela. Avevo comprato qualcosa di simile con le batterie un po' più piccoline e questa qua invece ha delle caratteristiche. Anzi, ve lo faccio vedere insomma con gli occhiali, eh. Cominciamo a usare. Ti piacciono questi che mi hanno regalati? Bellissimi, Bellissimi, a eh? specchio, Sì, queste comodo. verranno regalate perché sono top youtuber. Allora, eccolo qua, guardate che figata! Guardate che figata! Praticamente appariva proprio tutta sigillata. Appariva tutta sigillata, togli e è una power bank che ha già il cavo incorporato per l'iPad e l'iPhone. Ma non solo, dall'altra parte ha il cavo incorporato per gli Android. Allora, praticamente tu portando dietro la batteria, non c'hai, dice Madonna, adesso che c'è carico? No, c'è carichi tutto. C'hai due cavi incorporati, uno qui, è molto furba come cosa. Vi metto il link Amazon in descrizione, il mio link affiliazione in descrizione. C'è la possibilità qui di ricaricarla con il cavetto Android. Mi sembra non in dotazione. Allora, vediamo un po'. Sì, il cavetto per ricaricarla non è in dotazione, mi sembra, però sti cavoli, tanto c'è una marea. Eccolo qua, guardate che carina, piccola così, con una caratteristica di input 5 volts, 5000 mAh. Oh, vuol dire che ti ricarica qualsiasi cellulare da zero a pieno, addirittura alcuni anche 2 volte te li potrebbe ricaricare. Quindi non è piccola come le altre batterie che mi ero comprato, quella lì da 2004, però è veramente comoda con il fatto che quando la sigilli c'hai già i due cavetti che ti potrebbero servire, perché io ho sia l'iPhone di mio figlio che l'iPad di mio figlio, ho vari iPad che anche Android, giustamente, sia tablet che cellulari Android. Quindi con una sola cosa che mi porti in spiaggia so sicuro di risolvere la giornata, un solo oggetto senza cavi, senza impicci, ottimo, eh? Allora, facciamo qualche altra cosa? No ragazzi, no? Questo vi faccio vedere che per mio figlio è un pantalone con la tasca non cucita. Gli ho cucito la tasca col velcro, eccola qua, gli ho fatta cucire dalla nonna che sa cucire, una taschetta col velcro in maniera tale che si può portare il cellulare in spiaggia. Perché
siccome il cellulare lui ce lo deve avere sempre dietro perché gli trasmette i dati della glicemia che ha, ho comprato, però non ho fatto la recensione, ma vi posso dire che funziona, una cover per l'iPhone 5S, adesso sarebbe l'iPhone 6, ma insomma la dimensione è come quella del 5S, per renderlo impermeabile IP68. Quindi lui in piscina o al mare può buttarsi al mare senza togliere, tolgo il cellulare, metto il cellulare, si butta al mare tranquillamente o in piscina tranquillamente e il cellulare rimane assolutamente asciutto e funzionante. Addirittura funziona anche il riconoscitore di impronte digitali. Anche di questa, anche se adesso non ce l'ho dietro, anche di questa cosa qua magari vi metto il link Amazon in descrizione se a qualcuno gli interessa, perché è molto comodo poter dire al figlio di non togliersi il cellulare, perché alla fine, che alla fine se lo perde. Invece in questo modo il cellulare è sempre con sé anche quando fa il bagno, con questa cover IP68 che lascia funzionare il touchscreen, riconoscimento impronte digitali, e si sente l'audio molto bene. Se voi andate nel canale di Alessandro vedete anche un video, perché poi far diventare il cellulare anche una cosa che fa video, e il video si chiama Le mie prime parolacce, e voi scrivete Le mie prime parolacce, vedete un video di 1000 accendini Lego che è praticamente girato con questo cellulare direttamente dentro la piscina. Va bene ragazzi, ciao, 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 io dico perché 1000 accendini fa vedere tutte quelle cose che ti compri, che te le do? Ragazzi, perché siete voi che mi premiate con questi video con tanti like, allora vuol dire che vi piacciono. Se volete ve li faccio ancora con più calma, perché molti vi dicono io ascolto i tuoi video per addormentarmi, perché mi piace il tuo tono della voce, e quindi magari io li farò ancora parlando ancora più lentamente, ancora perdendo più tempo, ancora facendoli più lunghi. Fatemelo sapere nei commenti, ragazzi, se vi piacciono. Comunque grazie, perché questi occhiali mi piacciono molto. Sono molto, io no, veramente, però non mi sembra di averli chiesti neri, però mi sono arrivati neri. C'era anche in altri colori più stravaganti. Questi sono un po' troppo normali. Mi sono arrivati a specchio normali, a neri. Vabbè, c'erano un po' più, pochettino più psichedelici tra scegliere nel coso. Vabbè, comunque così mi sono arrivati. Ciao mitici, ciao ciao ciao.